Buonasera amici di Teleombra Viva, benvenuti a una nuova puntata della Testa nel Pallone. Puntata da maglione, basta con la giacca, troppo signorile. Perché al di là della nuova sconfitta in campo della Ternana, in quel di Benevento, 3-1 con una prestazione diciamo mediocre, via, senza esagerare, la notizia di giornata è che pare che sulla ruota del circo ormai qui che stiamo vivendo da anni e anni, si è uscita anche che Deodati se ne va, non ha firmato niente, sai che c'è, dice mi prendo e me ne vado, quindi non si sa chi paga gli stipendi, non si sa niente. Viviamo la giornata, per cui questa sera faremo una puntata di 10 minuti, un quarto d'ora, non di più sulla partita di Benevento e il resto discuteremo con gli ospiti qui in studio, che ci presenterà sempre Beatrice, questa perla di giornata e le sue varie interpretazioni. Quindi, prego Beatrice, Puntata calda ciao. quindi, Sto col Enrico. maglione stasera. Caldissima. Benvenuto a Matteo Lattanzi, buonasera. Buonasera. Benvenuto anche a Enrico Briotti. Buonasera. Buonasera anche a Gigi Manini. Buonasera. Buonasera a Davide Tallarico. Buonasera. Ed infine Massimo Minciorelli. Buonasera. Triste, Minciorelli. È Molto. Moggio. Va bene, dai, se la regia ci manda i risultati della classifica, poi dopo discutiamo della partita a 5 minuti. Pagelline immancabili, perché Beh, quelle non possono se no mancare. non vai Se no, che faccio io, neanche scusa? timbri il cartellino della presenza. Bene, regia, andiamo a vedere quindi i risultati, che sono Barletta Cosenza 2-0, Benevento Ternana 3-1, Cavese Siracusa 3-1, Foggia Viareggio 2-2, Foligno Gela 1-4, Lucchese Atletico Roma 0-2, Nocerina Andria 1-0, Pisa Taranto 2-1 e Virtus Lanciano batte Juve Sabbia per 1-0. Per quanto riguarda la classifica, in testa Atletico Roma con 18 una punti. A partita in meno, questi mi pare che seguire Virtus Lanciano, Taranto, Benevento con 13 punti, Gela 12, Nocerina 12 punti, Foggia 11, Lucchese Cosenza a quota 10, Foligno Andria, Ternana e Viareggio a quota 8 punti, a seguire Juve Stabia e Pisa a quota 7, Cavese 6, Barletta 4 e Siracusa 3. Sicuro il Lanciano a 13, non è che ce n'è da più. No, 13. C'è una partita in meno anche Lanciano. Beh, bravo, stavolta bravi perché mi fanno sempre scherzi con la classifica. Bene, mentre la regia ci manda le immagini gentilmente concesse a Umbriaviva da un collega di Benevento, è la prima volta che abbiamo le immagini di una trasferta, sono quasi emozionato. Cedo a Gigi l'editoriale di questa ennesima disfatta. Diciamo le cose come stanno, dove per l'ennesima volta il migliore in campo è il risultato Visi, nonostante i 3 gol presi. Che dire, No, probabilmente stasera l'argomento della partita già è superato, però mo, visto che ne dobbiamo a parlare, 5 minuti, parliamone. mica più. Sì, appunto, no, mi pare una sconfitta meritata. Benevento, soprattutto nel primo tempo, poteva dilagare. Poi nella ripresa dopo il 3-1, forse abbiamo avuto anche un'altra bella occasione con Dozzi Borzò, il difensore del Benevento salvato sulla riga. C'è stata una reazione della squadra, Anche il palo di insomma, il Alessandro. Benevento forse si era anche fermato. Insomma, nel primo tempo abbiamo preso 3 gol, ne potevamo prendere anche qualcun altro. Mi pare che il risultato non sia stato quasi mai in dubbio, a parte forse i primi minuti, a parte dopo se avessimo segnato il 3-2, ma comunque insomma è una sconfitta largamente meritata. Io mi riferisco un po' alla partita con il Barletta. Secondo me i commenti erano stati sbagliati. Io poi lo dissi martedì Sì. scorso, qualcuno aveva detto bella vittoria. Secondo me è stata una vittoria mezza rapinata, e non lo dico adesso perché poi si è, perché era una vittoria che nel primo tempo, se una delle due squadre vincerà, sicuramente il Barletta. Poi nella ripresa abbiamo fatto il gol, il Barletta insomma, si è un po' demoralizzato. Alla fine, forse gli ultimi 10 minuti abbiamo giocato meglio noi, ma contro una squadra che ha 4 punti perché ha vinto una partita adesso, avevamo sofferto molto. E poi quando si va fuori casa contro una squadra che è sicuramente più forte, cioè il Benevento, una delle migliori del girone, finiamo con, insomma, non dico per finire in goleata, ma quasi. È una Ternana che ancora deve migliorare moltissimo. E ripeto, giudizi come quelli di domenica scorsa non possono farle che male, perché dovevamo dire salviamo il risultato e poco altro. Invece ho sentito dire da molti bella vittoria, sonante vittoria della Ternana. Poi non si deve guardare solo il risultato, bisogna guardare la partita. Nel primo tempo, clamorose occasioni del Barletta, poi magari il Barletta non era il Benevento e non ha fatto Tanto gol. perché la dovevamo fare breve, stiamo a parlare del Barletta.
Per dire che c'è un continuum, capito? Cioè, non è che adesso abbiamo giocato bene col Barletta e male a Benevento. Forse abbiamo giocato discretamente, secondo me, il secondo tempo con la Cavese, fino adesso. E col Pisa, forse un po' meglio col Barletta, nel senso che abbiamo rischiato un po' meno. Ma non direi. Ma per il resto, fino adesso il campionato non è risultati altalenanti, ma è abbastanza deludente. Sul secondo gol forse c'era fallo di Borghetti, su Borghetti, però insomma, poi dopo non è che questo stava dentro l'area, fatti altri 20 metri almeno. Insomma, risultato assolutamente meritato, Ternana che deve senz'altro migliorare, ma con le prospettive di cui parleremo questa sera, i miglioramenti saranno tutti da verificare. Bene, qualcuno vuole aggiungere qualcosa sulla partita? No? Bene, allora leggiamo le pagelline, subito. Attiviamo in 5 minuti, stasera è fenomenali. Velocissimi. Iniziamo subito con Visi, 6,5, anche stavolta è costretto agli straordinari, di nuovo migliore in campo e questo è un brutto segno, para quel che può, incolpevoli sui gol. Oltretutto terzo. 7 Visi, perché 6,5? Perché comunque ne ha presi 3 e il terzo non era... Ha preso 3, c'ha le mozzarelle davanti. Bene. Il terzo lo poteva pigliare, sul primo c'è qualche responsabilità. No, sul primo mi sa che no. Lascia prendere. Più sul difensore. Primo sul palo sopra. Sì, però Massimo, sul primo avrai notato tu la grande reattività dei difensori, sì? Una grande reattività. Dopo... Ne è arrivato uno dopo un quarto d'ora... E due avversari già erano arrivati dopo, 15 dopo, minuti dopo, prima. Andiamo avanti con Bizzarri 4,5, continua a sacrificarsi a destra fuori ruolo con risultati assai modesti. La colpa è chiaramente dell'allenatore che ancora non ha capito questo giocatore come va utilizzato. Quindi, il problema è che l'allenatore non già un terzino destro. Però chi c'ha a destra? Chi ci mette? Il problema è che l'allenatore non già un terzino destro. Andiamo avanti, dai. Spostato al centro va un po' meglio, ma ormai la frittata è fatta. Borghetti 4, naufraga insieme alla difesa rossoverde, ma è anche il primo ad affondare e rischiare di nuovo un'espulsione per un fallo inutile. Questo vorrei sottolinearlo, perché ha provato a farsi caccia via un'altra volta, come è successo in quel di, aiutatemi, a Lucca. Stesso identico fallo. L'anno scorso si è reso protagonista in più di qualche circostanza. Stesso identico fallo sull'1-0 il primo tempo, cioè tu hai rischiato di rimanere in 10 dopo neanche 20 minuti. Insomma, questo dovrebbe essere quello d'esperienza che guida la difesa. Siamo messi bene. Ferrario gioca in Serie A. Andiamo avanti. Basta, no? Ferrario. Ha segnato, allora vediamole tutte domenica. Andiamo avanti con il 5 di Giubilato, anche lui non è esente da colpe nel collaborato della difesa, meno peggio di altri però. Grandoni non l'abbiamo preso perché è di Terni, eh? Abbiamo preso questo perché è di Terni. Vabbè, questo non è male, ha fatto una partita. Si diceva settimana scorsa che questo qui farà dei falli che prima o poi costeranno cari. Ha fatto un fallo dopo 30 secondi e ci abbiamo avviato il gol. Vabbè, io non dicevo in questo senso, andiamo avanti. Lui diceva nel senso che possono essere pericolosi. E infatti ci abbiamo avviato gol. Beh, no, ma che vuol dire? È pericoloso del così. Il gol non è che dopo 30 secondi per la munizione più gol, insomma, non è necessario. Vabbè, va. Avanti, mezzo va. Punto in più invece per Imburgia, 5,5, quindi bene in difesa dove svolge il compitino e niente più, inesistente in appoggio alla manovra offensiva. Siete d'accordo? Sì. Ok, andiamo avanti con Nolè, sufficiente, nel grigiore generale qualcosa combina, tipo l'assist a Noviello, ma è ancora troppo poco. Questo è l'unico acquisto buono che ha fatto Cozzella, a questo punto diciamolo perché gli altri sono venuti a svernare, cominciando da D'Antoni, passando per Velatti, lascia perdere, via ormai, cominciamo a dire le cose come stanno, via, dai, forza, ha deciso. Non facciamo come fanno gli altri, no? Intanto questa è una trasmissione che si stacca, no? Se non vado errato dal grid. Ecco. Insomma, bisogna anche, mo, questi sono ragazzi, sono arrivati adesso, mo tu sono tutti da valutare, insomma, non dire avanti. Più che altro... Dai, 5 invece per Arrigoni, anche lui affonda insieme al resto della baracca, non ripete la buona prova offerta contro il Barletta, purtroppo. Sufficienza invece per D'Antoni, niente di speciale, ma almeno svolge il suo lavoro in maniera ordinata e senza perdere la testa. Questa era la 4 questo, eh? Oh, ognuno c'ha l'opinione sua. Il calcio è bello perché è variegato. Ecco, anche un po' al caffè, infatti. Andiamo avanti. La Keb 4,5, male. Niente a che vedere col giocatore ammirato in passato o anche solo domenica scorsa. Una giornataccia può succedere, può capitare. Vado avanti con Noviello 5,5. L'unico che prova a dare un po' di brio lì davanti, realizza anche un gol. Ma i restanti minuti in campo combina poco o niente. E 6, andiamo avanti. Andiamo avanti con
il 5 di Tozzi Borzoi, 5 e mezzo infatti, non arriva un pallone e questo non aiuta, sfiora il gol con un pallonetto che l'Andaida salva sulla riga, un po'